E questo successo c'è da dire che è stato ancora più duro di quello dell'anno scorso, perché siamo arrivati con solamente 10 secondi di vantaggio, anche se in cima ne avevamo più di 2 minuti, penso, adesso non so di preciso, però dalle informazioni che ci davano il vantaggio era molto alto. Problemi in discesa, un po' come l'anno scorso, quest'anno abbiamo avuto vesciche tutte e due, soprattutto il mio compagno Luca Zoff. In salita siamo veramente andati tanto forte perché le condizioni climatiche erano ottimali. Siamo purtroppo andati sopra di un solo minuto dal record ed è un peccato. Complimenti vivissimi ai secondi, Folladore e Spada, perché hanno fatto una discesa a capolavoro e hanno rischiato di vincerla, perché se c'erano ancora 200 metri rischiavano veramente di superarci. Ha fatto proprio il ritmo perfetto Mirko, è partito subito deciso. Abbiamo preso vantaggio dall'inizio e fin su altissimo ci abbiamo messo 1:21 e abbiamo visto che siamo perfetto in tempo anche per il record. Poi su abbiamo tirato sempre dritto perché stavamo veramente bene, poi in discesa qualche problema, ma ci sta, ogni tanto capita, per quello tocca ritornare e rifarla. È sempre una gara molto spettacolare. Un po' di rammarico, inutile, bisogna ammetterlo che rimane, perché 10 secondi su una gara di oltre 2 ore sono pochi, però insomma noi abbiamo dato il massimo e siamo contenti, insomma complimenti ai vincitori che sono due atleti molto forti, quindi siamo contenti anche del cronometro, del tempo che abbiamo fatto, perché vedendo anche le edizioni scorse abbiamo fatto un bel tempo insomma. Questa è una gara in cui la salita è più lunga della discesa, quindi la differenza si fa forse un po' di più in salita, però sì, come si è visto, insomma, qualcosa si può guadagnare anche in giù. E comunque complimenti all'organizzazione, al pubblico che c'era, perché manifestazione bellissima, insomma. Mancava poco, sì, in salita eravamo più staccati, poi nel scendere sono arrivati proprio là vicino, bastava 500 metri in più perché in giù andavano più piano di noi correvamo un po' di più e peccato, dai, per poco, colpa mia, perché comunque Nicola mi ha dato una mano in salita, lui andava nettamente di più, ma io più di così non sono riuscito a fare, tra l'altro è anche il mio miglior tempo in tutti gli anni che l'ho fatta, quindi meglio di così non potevo dare.